Vabbè, ero mutato, ragazzi, quindi ripartiamo. Ovviamente non potevo tornare senza il mio segno distintivo, ecco. Stavo dicendo, siamo tornati con le live a tema team acqua, siamo tornati perché settimana scorsa i ragazzi si sono preparati per, settimana scorsa, o meglio, martedì, i ragazzi erano in procinto di prepararsi per il VR e per le finali della Players Cup, quindi ho deciso di lasciarli una giornata un po' di riposo, se vogliamo dire così, dallo stress che gli impongo tutte le volte, ma a questo giro, nonostante ci sia solo io in webcam, abbiamo un ospite che ti vuoi presentare da solo, ti presento io. Come facciamo? Buonasera ragazzi, buonasera, mi presento io, bene. Buonasera ragazzi, sono Davide Miraglia, conosciuto come Dede, e niente, oggi sono qui con l'Oxellone, andremo a giocarci un paio di team, di cui uno molto divertente, Allora, dato che ma senza spoiler. no, non facciamo spoiler, ma dato che è grande richiesta qua in chat, chiedevano Jinx, io non vi propongo Jinx, ma vi propongo qualcosa di molto molto Oh succulento mamma. che mi è giunto tra le mani durante una delle ultime live, quindi chi stava seguendo quelle live magari se lo può già immaginare, ma prima, momento serietà, portiamo un bel team mazzo solido, un bel good stuff, un palkia stuff. Come possiamo chiamarlo? Questo è Palkia, Un ragazzi. palchia staff, Partiamo sì. Palkia perché il buon Dede, oltre ad essere un eccellente giocatore che ha toppato vari tornei, ora un po' bloccato per via del lavoro, come tutti i giocatori che giocavano IRL, ovvero in Real, durante i weekend. Fa un po' fatica con i tornei online, ma perché giustamente ognuno poi dedica il proprio tempo libero alle proprie passioni e necessità. Ma oltre ad essere un bravissimo musicista, e vi invito anzi a seguire il suo profilo perché ha delle foto bellissime mentre suona, giochiamo uno dei suoi team, ragazzi, perché Dede è famoso per buildare roba strana. Perché io non mi scorderò mai il sangue al naso reale che mi venne a Bolzano vedendo quel Kabutops. Dovete sapere che io e Dede ci siamo beccati una sola volta ad un torneo ed è Sì. riuscito a farmi sanguinare il naso per via di Kabutops. E Dede era Dove, fra preoccupatissimo. l'altro, ho perso malissimo quel giorno a Avevo Selloni, mi hai proprio un team, distrutto. avevo il counter team, avevo il counter team. No, non è vero, avevo Esatto, banalmente sì. un ludicolo messo lì a caso perché non avevo matchup contro Kyogre, ho detto mettiamo Sì. ludicolo. Ed è tornato E pensa che estremamente te che utile. Kabutops. Pensa a te che Kabutops in realtà era messo lì proprio per il ludicolo, perché di Forbice X Life Orb shottava ludicolo ed era uno Swift Swimmer più veloce di ludicolo. Quindi te pensa, nonostante la debolezza per 4, era messo lì apposta per counterare tutti i ludicolo che giravano. Però quel giorno è Fini ha andata deciso, no, avevo Fini male. Icewind, l'unica speed control di quel Sì. team osceno, che è stato il primo team con cui poi io mi sono presentato a un torneo grosso, è stata decisiva. Ma detto questo, oggi c'è stato il reset della ladder, quindi partiamo anche da una posizione abbastanza comoda, ovvero dalla Mega Ball, sì, Mega Ball 9, Esatto, sì. come di tradizione, ma Così, andremo se a facciamo testa. schifo, possiamo dare la colpa a quello che troviamo in giro e non a noi. Ovviamente, Quindi ovviamente, siamo ovviamente. coperti anche da questo punto di vista. Allora, vediamo un po' cosa Io troviamo. inizio già ad appropinquarmi al tutto e anzi vi faccio vedere subito il team di quali membri consta. Perché oltre Palkia abbiamo Grimmsnarl Palkia, quindi solito Accor, con Ferrothorn, quindi un tridente che sappiamo dare tante soddisfazioni. E lei che per la speed control, un Rotom immagino anti-sun e un bellissimo Lando messo lì Life Orb a fare altri danni. Quindi abbiamo lo sweeper fisico, lo sweeper speciale e siamo pronti Esatto. a fare danni. Questo è un po' il La mantra del team. versione Esatto, la versione originale aveva Tundurus su Eleki e poi Entei su Rotom. Poi ho deciso di cambiare perché, cioè, ho cambiato da poco in realtà perché mi danno miglior matchup contro alcune cose. La velocità di Eleki è molto importante. Allora, becchiamo il primo avversario che gioca. Zygarde, bene. Subito un matchup interessante. Allora, Zygarde Celestila, tra l'altro, quindi. Zygarde Celestina. Allora, se non ha la Focus Allora. Sustain qui, Ferrothorn fa il devasto, eh. Esatto, stavo pensando proprio a quello. Stavo pensando poi che per giocarci bene Palkia, qua dobbiamo togliere subito Fini, perché il campo di Fini potrebbe dare fastidio non poco. Quel Tundurus, secondo te, è di supporto? Allora, vedendo il team ti direi di sì, perché ultimamente girano, sai, quei team con due sweeper, uno fisico, uno speciale e quattro support.
Poi soprattutto sì. Zygarde, che è un Pokémon che ha bisogno di tanto supporto, dal punto di vista speciale credo sia un proprio uno scomodo. Sì, esatto, quindi potrebbe avere aree impulse e dare fastidio. Allora, io qua giocherei di Regieleki, perché bisogna togliere da Celestila, così magari poi Ferrothorn, se ha la mossa fuoco, se la gioca meglio. Quindi fare una roba tipo Regieleki Palkia, con dietro Ferrothorn, di sicuro... E poi qua mi viene da dire Lando, forse sì. Lando per l'Intimidate. Lando per l'Intimidate, Lando per Regieleki, per tenere un po' a bada Zygarde, comunque, che poi se comincia a fare coil, se bene tenerlo giù, sì. Esatto, poi metti che va qualcosa storto con la Dynamax di Palkia, abbiamo comunque una Dynamax, tra virgolette, di riserva. Esatto, esattamente sì. Anche se Ferro torna sempre il suo perché, eh. Fare quel bellissimo 100% di Max Nash. Per le views sicuramente ha sicuramente il suo perché, ecco. Ovviamente, cioè, buonasera a tutti, chat, buonasera. Ah, ok, allora. Scopriamo subito se è di supporto o meno, proprio così, ce l'ha buttato il lead aggressivo proprio. Arriva l'intimidio. Allora, non lo intimidiamo. Io qua mi aspetto... Non so perché, ma quell'affare mi puzza di aire impulse su Palkia, non lo so. Però è anche vero che se mettiamo Lando lì e lui è Defiant, è un problema. Vogliamo provare un Electroweb Protect? Non ho la Protect, ho la Trick Room, quindi dovremmo fare Max Guard per quello. Si può provare, rischiamo il Fake Out, più cose. Ma se no facciamo Electroweb, sì, e poi io farei fuori subito Insi qua, di Geyser. Perché così poi togliamo già un Pokémon a Ferrothorn, glielo leviamo subito, ecco. Così ce lo giochiamo proprio come Rain Setter. Sì, esatto. Ah, poi vedi, lui non Dynamax. Maxiamo noi prima di lui. Questa cosa mi puzza. Esatto, puzza anche a me. Però anche a meno 2, se quell'Insi non è a V, Palkia, Dynaflusso di Palkia col boost in item... E il cipino anche di Electroweb dovrebbe venire giù. Se ha deciso di fare party shot, se fa fake out, vabbè. Arriva la Protect di Tundra. Invece protegge, benissimo. Allora gli abbiamo preso il turno in pieno, direi. Protect di Tundra, che allora mi lascia ben sperare in un eventuale Tundra. Sì, sì. Diciamo che nel support si tende, poi magari è comunque un'opzione viabile dargli la protezione, però comunque diciamo che non si vede tanto nei support, si vede più down, dire impulse, thunder wave, tutte queste cose qua. Qui Insi fa tempo a salutarci, quindi intanto abbiamo messo utile quell'Insi. Ok, Zygarde. Allora. Ok. Questo è un altro motivo che invece mi fa contropensare che sia di supporto. C'è da capire. Sì. Avrà Tapufini dietro? Io penso proprio di sì. Vogliamo provare. Io penso proprio di sì. Allora, io non mi aspetto che sia policy quello Zygarde, perché non mi sembra se la trigger in nessun modo. Quindi fargli la Whirlwind addosso è abbastanza safe. Io farei un fulmine magari su Tundurus per fargli danni. Sì. E qui o facciamo Geyser su Tundurus per farlo fuori, oppure facciamo la Whirlwind su Zygarde. Io sai che andrei di Geyser. Proviamola. Va bene, Geyser, facciamo fuori Tundurus, dai. Secondo me poi Ferrothorn non ce lo vuole abbastanza bene. Non vorrei che quel Tundu poi iniziasse a fare cose strane, anche perché se poi dopo entra fini dietro abbiamo... fulmine più Max Lightning, che comunque fa danno, anche infatti lui lo Dynamax. Guarda un po', e allora ci è andata benissimo, direi. Sì, no, ci dice proprio ci è andata benissimo. Tundu di supporto, io ora sono Life Orb e ti picchio. Sono proprio Life Orb perché ho la Protect, e quindi direi che da Dynaflusso si prende una discreta sberla, diciamo così. Ok, danno interessante. Adesso vedi che a Zygarde con la mossa Drago è sciolta Palkia. Ah, guarda. No, dai. Mi di ogni in questo Specs Zygarde. No, arriva il coil. È un po'? Ok, perfetto. Bene. Ok, coil che lo manda. Ottimo. Più uno di difesa, più uno di accuracy e più uno d'attacco. Quindi diventerà bello grosso. Ottimo. Una bella sfida di stall tra lui e Ferrothorn. Però noi abbiamo... Abbiamo dietro anche l'Intimidate. Adesso lui avrà probabilmente Tapu Fini, che di solito...
con nei team con Zygarde gira senza Protect perché deve avere tutto il supporto possibile per Zygarde. Quindi abbiamo il Fulmine safe in quella slot e poi abbiamo dietro l'Andorus comunque per intimidire Zygarde. Non siamo messi male. E invece a Celestila, attenzione. Allora. Ma Fulmine più Lightning tutto su Stila? No, li facciamo più di Geyser. Io li Guarda, ti proteggerei. dirò, io proteggerei Regieleki perché li possiamo baitare la Protect su Celestila. Io proteggerei, cioè su, sì, su Stila, proteggerei Regieleki e farei Dynadragone su Stila. Perché Su Stila? lo mandi comunque, sì, perché Sì, lo no. man non voglio rischiare sia Poli sia robe. Lo mandi comunque a meno uno e in range di Thunderbolt, quindi non ci perdiamo nulla con questa mossa. Ah Lui ha... no, è No, Glare. è Glare. Glare, per qualche strano motivo lui ha... Oddio. Benvenuti in Megawall, ragazzi. Esatto, Benvenuti. davvero. Questa era proprio l'ultima cosa che mi aspettavo. Con lo Vabbè. Stila ora è velocissimo. Sì, non... di quanto aumenta? È più veloce di Leki? No, più veloce di Lei che ora. Solo più due, no, 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 no. ora spererei di No, perché no. non, pe non, non, no, non sapevo. Pe non pensavo aumentasse solo di due. Se aumenta solo di due, ok, perfetto. Gli farei fulmine così. Vien giù. E qua a sto punto io saccherei anche Palkia. Perché tanto abbiamo dietro Ferrothorn. È parrato, quindi Andiamo sta di sotto tuono. comunque Andiamo Zygarde. comunque di tuono nella slot di Stila. Ah, vuoi doppiare Stila? Ma vien giù di fulmine. Allora andiamo di Fai fendi Fendispazio. spazio su Zygarde, sì. Sai che quasi quasi andrei comunque su Stila. Metti che regge a pochi PS. No, ma non lo regge Ma Xellone. Non può reggere Thunderbolt. magari No, boh, è no, Wakan. No, che poi non è nemmeno super efficace, e... quindi. Ah, beh, giusto, per la Wakan poteva essere. Poteva essere, però vabbè, regge Leki e picchia. No, più che altro stavo pensando, se invece poi protegge e fa la mossa terra, non ammazza Palkia, e quindi abbiamo sprecato un attacco di Palkia che poteva andare tranquillamente su Zygarde, ho Tanto pensato a noi siamo quello. nel canale di Francesco, quindi paralisi in 3, 2, 1 e E invece invece no, una perché ci sei tu grandissima sul canale di Francesco. animazione più bella del gioco, Quale? crittino tattico, non è arrivato, quindi E invece no, e perfetto, invece no. pulita. Palkia. Palkia, signori, Che benvenuti a forte. Palkia più Megaball, ragazzi. Ecco, lui l'ha presa Spero di bene, non essere diciamo. io quello ad essermi disconnesso, ma direi di no. Non l'ha presa bene. Non l'ha presa benissimo lui. Un saluto al nostro Oppo, ma noi andiamo avanti, va bene così, va bene così. Che ci sta sicuramente guardando. Allora, dopo aver trovato un Tundo che poteva essere Prankster e poteva essere Defiant, alla fine era Defiant, non l'abbiamo. Io non lo, ti giuro, ci ho messo mezz'ora per capirlo. Sebastien. Sebastian. Sebastien che ci gioca. Il cervo. Il Avrei detto cervo. il cane, invece no, ci gioca il cervo invece. Allora, Il cervo. ci È il gioca il solo. cervo. Il cervo. Il Il cervo. cervo si batte con Ferrothorn qua. Si batte Infatti con Ferrothorn. Ferrothorn. Ma infatti Ferrothorn è il vero Uber di questo team. Tutto il resto è per far funzionare il cervo. Assolutamente. Assolutamente sì. Allora, io qua direi che Regieleki in lead non sta male, perché ha Aerial Impulse, perché ha Electroweb, che quindi quantomeno tiene a bada Xerneas un pochino. Quindi Regieleki qua lo liberei di sicuro. Che non mi Adesso dispiace. qua, da capire se mettere Grimmsnarl davanti, che però se lead da Xerneas più Follow Me, sì, abbiamo Lightscreen, però... Invece se lead da Moltres o Lapras è buono. L'alternativa... No, non ce l'è. Boh, potremmo lidare l'Andorus, ma se lead da di Lapras non è tanto buona. Potremmo provare anche. No, andrei di Grimmsnarl con dietro Ferrothorn e Sì, sai. Palkia. Palkia qui... È Tipo... sempre il Sì, dai, fai solito. Palkia, Palkia. È Va sempre il bene. solito La cosa discorso, buona... porti il meno peggio.
La cosa, sì, qua sì. La cosa buona è che Elekhi riesce sempre a fare due Electro e Baxerneas, quindi Geomancy, il Boosting Speed, quantomeno è sempre inutile davanti a Regi Elekhi perché riesce a farti quasi sempre due Electroweb. Quindi quello più o meno. Poi se è uno Xerneas di quelli bulky, magari anche più lento di Palkia, perché il mio Palkia non è max speed, però è decentemente veloce, quindi vediamo. Allora, lui Libda. Xerneas Lapras. Allora, io qua mi aspetto Geomancy Resonance, quindi io non starei neanche a fare Light Screen questo turno. Perché se noi facciamo Electroweb, Lapras diventa più lento di Grimmsnarl e si prende prima Spirit Break volendo. Io qua farei Electroweb Spirit Break su Xerneas. Sì. Poi se ci attacca vuol dire che non fa Geomancy, quindi va bene. Farei proprio Electroweb Spirit Break su Xerneas, che è anche boostata dalla sua Fairy Fairy Aura, Aura, quindi esattamente. Ok, ragazzi, ci fa un favore. dovrei aver aumentato un minimo il mio Ok. volume. Datemi un feedback, ditemi se si sente meglio. Lui entra con Clefairy, Ah, va lui mazza bene. così. Chi mazza? Lapras? Lui ma sì, Maxa Lapras ed entra con Clefairy. Ok. Vuol dire che si vuole tenere il Geomancy dietro. Vabbè. Vediamo. Qua se c'è la svolta, c'è la svolta a Ferrothorn. Anzi, io farei entrare proprio subito dopo. Adesso è WP Lapras e la fine. Immagini, non girano più dal 92 e noi abbiamo beccato Weakness Policy Lapras. Bene, Allora, Lapras è ottimo. WP. Grimmsnarl Questo crit non va bene. cretino, manco per sbaglio, ottimo. Questo Allora, non va GG. bene. Lapras è immortale in questo momento. Allora, io qua tenterei quantomeno l'aire impulse su Lapras, anche Dici se morti per lui farà. morti. E allora, fare danno a Clefairy qua non ha senso perché gli dai solamente un freeze witch, secondo me. Quindi, sì, hai un HP e qua farei light screen per forza. Sì, qui non ci possiamo muovere dal widescreen, ecco. No, purtroppo qua light screen è abbastanza fondamentale. Più che fondamentale direi Lui, sì, obbligato. se non è scellerato, non ci fa fare aire impulse. Comunque, non se la prende una mossa elettrica su Lapras, quindi farà follow me. Però nel dubbio noi ci speriamo sempre, eh? Magari Nel non dubbio noi ci Protect proviamo. Overpredictando, esatto. Che qualora riuscissimo a Noi cavare abbiamo anche dietro Fairy, Palkia. Palkia ora se qualcosa freeze dry è un problema. Arriva Sì, però ovviamente. noi abbiamo. Follow me, ok. Noi abbiamo la mossa. Io gioco tuono su Palkia perché mi serve per coverage in determinate situazioni. Anche contro Kyogre è un ottimo aiuto. E qua potrebbe tornare utile avere la Lightning, in effetti. Perché appunto colpiamo Lapras bene una volta che torna piccolino. Quel Clefairy dà abbastanza fastidio. Ok, questa. Sai che forse arriva su Grimmsnarl? Infatti. Ok, Ok. Retta, che bene. danni. Eravamo Allora, dietro Lightscreen, lui ha messo. ragazzi, eh. Sì, Voglio sottolinearlo. lui ha messo il velo, quindi di fulmine non basta per tirare giù Clefairy. Bisogna doppiarlo. Bisogna doppiarlo, qua non ha tanto senso switchare. A me preoccupa tantissimo Xerneas Ma io dietro. ti dico fulmine più spirit break tutto su Lapras e poi vediamo cosa Sì, succede. è la mossa giusta qua, secondo me. Tanto lui farà follow me e se li prenderà. Pipi. Può avere paura di Grimmsnarl e lasciarci lì Elekhi? Perché se ci lascia lì Elekhi, noi abbiamo un comodissimo Aerie Impulse sullo slot magari Se mi lascia che. lì Elekhi a me va bene. Se lascia lì Elekhi va bene. Il problema è che qua, secondo me, se lui è furbo qui, Arriva il follow attacca me. Elekhi. Dici Grimmsnarl ormai quello che doveva fare l'ha fatto. Eh sì, switchare per far prendere danni a Ferrothorn, anche se resiste comunque a più 2 sotto rain, non è proprio il massimo. No, dobbiamo siddare quel. Allora, ok, questo è buono. Se lui. Vabbè, vediamo. Ok, lui qua ci lascia per dopo. Ok, perfetto.
o ci lascia Aire Impulse o ci lascia un Frantumanima su Xerneas, che se decide di fare Geomancy vuol dire che non attacca in quel turno. Quindi, e quindi si prende Spirit ferro Break. Ferro. Sì, 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 ferro, ferro. E si inizia a boostare. Ferro e si inizia a boostare. O a seedare, anche un bel seedino sulla... Qua sono meglio i seed, sì, 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 qua sono meglio i seed, in effetti. Avrà Perry Song, secondo te? Oddio, Weakness Policy Lapras con Perry Song, cioè, adesso, figlio mio, va bene tutto, ma credo che ci sia un limite all'esagerazione. No, allora... ma sai, Xellone, siamo in Megaball, non lo sappiamo. No, allora, cioè, se devo dirtelo in base alle percentuali di usage, ti direi assolutissimamente no. Se poi ci sorprende... lo penso anch'io, però... Okay. Però, boh, non sai mai. Adesso Dynamax, siamo lì che ha un HP, guarda. Oddio, sì. Allora, allora, prendesse la kill su Lapras, quasi quasi si potrebbe anche pensare di farlo, ma... non credo. Io andrei... che Aire Impulse, forse merita di più un Electroweb. Electroweb che però poi moriamo, lui a più non ci supera Palkia, e ci spara Moonblast nei denti su Palkia. Però... Quindi, secondo me qua Aire Impulse... Io qua farei Aire Impulse, sì... E Lich Seed su Lapras. Se lui protegge Xerneas perché gli abbiamo fatto vedere Aire Impulse, va bene. Questo turno non fa Geomancy, quindi mi può andare bene. Ok, non protegge, okay. Che va di Geomancy cattivo. O a meno che... Perfetto. Non abbia Mystical Fire. Ecco, che potrebbe tranquillamente averla. Va di Geomancy. Bene. E Electroweb... più che altro, avessimo avuto ancora la Sash su Eleki, ti avrei detto di sì. Così, senza Sash, no, perché poi entra Palkia e lui ha più 2 ed è più veloce. Sì, sì, quindi... lo teniamo a più 0. Lo teniamo giù, fa meno male. Va di drop. Ma lui fa idropompa quando può fare freeze dry. Vabbè. Magari a Blizzard. Vabbè. Io la butto. Può lì. Essere. Può essere. Però poteva fare tuono, quindi non ha tuono, ha Helping Hand. Non lo so, ecco, il ping end forse è quella che mi spaventa di più, però noi abbiamo ancora la Dynamax, quindi... Sì, in questa posizione sì, però essendo un weakness policy, appunto. Allora, Xellone, io qua ti direi, visto che Lapras non viene giù di Lightning, io qua siamo obbligati a Dynamaxare, ovviamente, io farei Max Guard per questo turno. A Max Guard mi piace. Farei Max Guard e poi, visto che al prossimo turno controlla per sicurezza quando gli scade il Vela Aurora, secondo me questo turno qua, il prossimo che viene... Allora, aspetta che questa qua... Sì, dovrebbe... Sì, ha un altro turno. Esatto. Io seederei Xerneas a questo punto, sì. Sì, sì, sì. Così no, Ferrothorn... No! No, dai. Bravo, Xellone! Mi ha driftato il Joy-Con. Vabbè. RIP. E vabbè. Non è ancora perduta. Non è ancora perduta. Ora fa Aliswitch. Con chi? Con Xerneas. Impara Aliswitch, non lo sapevo, non penso. Sai che penso di sì, in realtà? Sì. Mi hai fatto venire questo dubbio. No, ho più paura di doppia Geomancy in questa posizione, sai? Potrebbe fare un'altra Geomancy. No, Dazinglim. Ok. Dazinglim, bene. Questa non ci fa niente. 19 PS. Sì. No, c'è Ice Beam, non ha Blizzard, vedi. Poteva fare Ice Beam prima, invece ha deciso di fare... Ha predictato lo switch in. Abbia missato. Esatto. Unlucky. Che sfiga. Vabbè, vabbè. Allora, io qua farei la Lightning su Lapras. Che però, aspetta, non avendo Freeze Dry... Non è un così grosso problema. Il problema è che dobbiamo isolare Xerneas per giocarci l'1v1. Sì, esatto. Merita toglierlo comunque. E poi lui sicuramente non se l'aspetta, quindi... Ok, io sono riuscito a sigillare Xerneas. Non penso. Bravo. Con non poco E anche oggi ce la siamo portata a casa. No, oddio, adesso dobbiamo correttare. Dede, non mettere il carro davanti ai buoi. No, dai, dicevo il seed su Xer. Dicevo che anche oggi... No, ma dobbiamo bene. Ittarlo. Ecco, adesso l'abbiamo missato di nuovo.
L'ho detto, basta. Se mi siamo è colpa mia. Allora, Dazzlinglen, che comunque su Palkia fa pochino. Mi aspettavo molto di più. Sì, è un po' di bulk. L'ho notato. Qui Labras, okay, giustamente, essendo molto, molto offensivo per via della weakness, vien giù. Ora, Ferrothorn, se ci facessi il favore. Dittare. Questi permanenti Lich Seed, bravo Ferrothorn. Bravissimo. Lui cosa può avere ancora per darci fastidio? Ah, no, cos'è che ci dà fastidio lui ancora? Cos'altro? Lui dietro ha Moltres, che però sotto campo Lightning direi che basta per tirarlo giù. E abbiamo anche Geyser sotto Rain volendo. No, la Rain è scesa. Che anzi fa di più. La Rain è scesa. Ah, ok. E allora abbiamo Lightning sotto campo comunque. La possiamo rimettere la Rain volendo, eh. Comunque mi piace un sacco Palkia che è inginocchiato a fianco al suo vero Uber Ferrothorn. Eh sì. Fa proprio da scudiero. Sì, esatto. Li prepara al tavolo per. Sì, c'è da dire che per l'immortalità. Non ci fa danno a Ferrothorn. Cioè, noi torniamo full HP. Ora. Esatto, esatto, capito. Aerea Impulse era anche buona perché davanti a Ferrothorn così Xerneas, a meno che non abbia la massa fuoco, ma lì non lo sai, non ti tocca. Quindi Sulfura, Moltres, ok. Allora, se la matematica non è un'opinione, se la policy ce l'aveva Lapras, non ce l'ha Moltres. Quindi Lightning. Sì. E io ti dirò qua, no, io qua non farei Seed, farei Iron Defense. Non per altro, ma perché fai più danno dopo di Body Press, perché tanto Moltres Lightning è one hit KO, quindi non serve fargli altro danno. Okay. Se dovesse proteggere, invece hai poi Body Press potenziato al turno dopo. Protegge e Xerneas. Quindi lui protegge Xerneas e fa Fiery Wrath. Ok, quindi è max speed quel Moltres. Ed è Life Orb, quindi verrà giù proprio. Ed è Life Orb. È timid max speed, ok, viene giù, okay. E questa direi che è abbastanza GG. E ora ragazzi, mettetevi comodi perché ci sarà Xerneas contro Ferrothorn. Proprio potete rilassarvi, ordinare la cena, vi arriva in tempo. Tranquilli, fate no, no, ma grazie al più 2 in difesa che potenzia Body Press, non sarà così lunga, dai. io avviso il pubblico a casa di poter. Che possono prendere. No, non è vero, non prendete impegni, ragazzi, perché tanto adesso crittiamo, via. Hydro Pump crit. Vai, vai. Cosa vuoi missare, Xellone? Thunder o Hydro Pump? Cosa vuoi missare? Scegli tu. Ma guarda, io ti dico, io tiro tuono, ma per il semplice fatto che facciamo hit e para. Dai, non facciamo Trick Room, che sarebbe la mossa migliore. No, non importa, facciamo tuono, andiamo diretti. Adesso tanto da Zinglin qua lo reggiamo. Adesso fa Magico Mistico. Questo lo... ti immagini, questo lo reggiamo tranquilli. Crittino su Ferro quindi l'1v1 non parte benissimo. Guarda, hit, guarda Paglia che... Guarda, non è arrivato però il para. Para, Te l'ho detto, hit e para. Era preciso. Ovviamente siamo sul canale di Francesco, gli status inutili. Sì, esatto, qui ragazzi ce la saremmo banalmente vinta pigiando Protect all'infinito con Ferrothorn. Sì. Anche perché, come potete vedere, quello è un crit e ci ha tolto ben... Voglio fare i conti precisi dopo il ricovero di Lich Seed. 6 PS, quindi. Tantissimo. Vai, per le views facciamo idropompa per le views. Tanto lui fa Dazzling, prende la kill. Però noi di no, è parrato, siamo più veloci. Siamo più veloci, parrato. Ma allora crittiamo Hydro Pump. Forse, se non è max speed Xerneas, forse. Ma no, crittiamo Attacca Hydro Pump e la vinciamo così. Questo starà dicendo, mannaggia al pari, ho Mystical Fire. Forse doveva svegliarsi e farlo un po' prima, allora. Ma infatti sono abbastanza convinto che non ce l'hanno. No, no. Avrà Dazzlim e Moonblast come tutti gli Xerneas da 2016 a Flash Cannon. Tra l'altro sai che mi viene il dubbio che manco lo impari, Mystical Fire? L'hanno data non lo so, Fairy, perché... Ma... Esatto, l'hanno data a tutti i Fairy, quindi in teoria dovrebbe avercela anche lui, però... Boh, non lo so, sinceramente non l'ho ancora mai visto. Signore! Ecco, hai chiamato il crit! Li ho chiamati tutti! Ma signore, mi dica... Hai chiamato la pare il crit! Insegnami, Xellone, insegnami!
Allora, guarda, è molto semplice. Tu arrivi a una partita che sai 100% di averla vinta e vedrai che è... okay. Ti viene naturale. Ti entra tutto quello che ti può entrare di inutile, ti entra tutto. Tutto, tutto. Ma noi avessimo avuto Abisso, avremmo hittato. Avremmo hittato Abisso con un drop in accuracy anche, va bene. Sì, sì, sicuro. Sì. Ma basta dirmi che sono vergognoso, regà, la partita era finita, dai, e su. Anche vita la chat pure. Ti insulta. Siete ingiusti, davvero. Uno ci prova a farvi ridere, a scherzare, il crit, la para. Oh no. No, ragazzi, l'Oxellone è un talismano, lasciatelo dov'è che poi è un vado, talismano. Poi vado ai tornei finimondo, ma questi sono altri racconti. Allora, Yveltal, allora, ecco. Mamoswine è un problema, io te lo dico, Mamoswine è un problema. Dà fastidio perché si va a incastrare un pochino negli ingranaggi. Però viene guanitato da Palkia. Viene guanitato da Palkia, quello sì. Qui lui, qua Palkia, occhio e croce, mi pare buono, mi preoccupa un po' Yveltal. Io qua liderei... Regelechi qua, sì. Regelechi sì, perché ha Yveltal. Ah, Palkia e Regelechi vuoi fare, proprio così. No, ci stavo pensando, però forse... Sai che la lead di prima non mi dispiace. Cioè, i 4 di prima non mi dispiace nemmeno così tanto. Sì, siamo solo scoperti. Se le diamo così, siamo scoperti proprio contro Mamoswine. Quindi qua potremmo anche lead dare una roba tipo Regelechi Rotom, che abbiamo Will-O-Wisp, volendo. Ok. O se no Grimmsnarl anche e fai riflesso. 15 secondi, scegli. Sì, dai, forse meglio Grimmsnarl. Okay. Dietro Palkia e Ferrothorn per forza, se no non tiriamo. E Ferrothorn. Non tiriamo mai giù meta, grosso, lo dobbiamo hard stallare. Sì, sì. I fantastici 4 qua. Yveltal comunque se non ha la fuoco, perché tanto ormai la mossa è anche lì, è un po'... Adesso è la nuova moda, no? Sai, ho un buco nella build, cosa ci metto? O la fuoco o la roccia? Dipende dal set, perché se lo giochi con la V, chiaramente spesso tendi a non dargliela, perché tanto non fa danni, quindi preferisci full play, snarl, queste cose qua. Ma guarda sta chat! Lui! Guarda sta chat! Ecco perché il pardo non scula, c'è Xella che gli frega tutta la fortuna possibile. Ma Pappardini scula più di me a partita finita! Oh! Allora, siete ragazzi, non toccate Excel. Non toccate Excel, povero. Protect Reflect, siamo tutti d'accordo. Che posizione brutta. Ma lui Metagross con cosa se lo triggera? Perché sennò è davvero Policy Yveltal. E AV Metagross. Non credo. Se lo lascerà triggerare. Vuoi fare Sucker Punch? Che nel dubbio lo scopriamo subito. Io eviterei. Oppure se lo triggera con Yveltal Brutal Swing. Cosa facciamo qua? Io andrei di Protect più Reflect. E Reflect, sì sì. Sono riapparso. Era crashato un attimo. Ok. Ok, non maxa. Aia, questa non va bene. Se ci ha doppiato Grimmsnarl qua è un problema. Però ha fatto Iron Head. Ecco, appunto. Allora si regge, no, ok, si regge. Bene, 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 bene. Allora... Qui ti dirò, io farei un fulmine su Metagross perché lo costringiamo a Dynamaxare, se no si prende un casino di danno. E Reflect, quasi. Sì, 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 sì. Self Flare Blitz. Ah, ok, assalto questo Xellone. Sì, sì, questa è la conferma. Ho notato da questo Bullet Punch molto interessante e divertente. Questa è la conferma. Beh, però allora fulmine qua è buono perché comunque gli fai un po' di danno avendo dietro Palkia. Ok, flare. Ah, ok. Allora, Xellone, senti. Non tazzare. È venuto il momento. Ok. È venuto. Non burnare. Ok, Palkia. Poi è venuto il momento di buttare Ferrothorn. Nello slot di. Direi. O se no, in realtà, qua sai cosa potremmo fare? Allora, l'unica roba è che lui... Più Geyser, non è bruttissimo. Allora, qua le play sono due. O protegge Leki e fai fuori Metagross, però così ti prendi Parting Shot, perché lui qua fa Bullet Punch, Parting Shot su Palkia e non vorrei prendermi Parting Shot. Dentro Ferrothorn e Geyser a sinistra, che oppure... li mettiamo insi.
Poi chi c'entra sì. c'entra, non è che entri benissimo nel suo maximizer, sì. Sì, 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 sì. No, più che altro poi dopo entra Iveltal e Dynamaxerà e comincerà a fare Darkness su Ferrothorn, il che non è buono. Però almeno abbiamo i lecchi dietro da però comunque Iveltal come... non essendo a V, Filiferno esce. Benissimo, ottimo. Quanto ottimo, prego. Ottimo, si è preso... allora, se è Weakness Policy, l'ha buttato via. Se ha V, ok, lo regge abbastanza. No, V abbiamo, fa comunque allora, male. V abbiamo detto che è Metagross. Quanti V li vogliamo dare a questo tipo? Tutti a V. È vero, no, è vero, è vero. A V è Metagross, secondo e allora è Policy Iveltal. Secondo me salta. No, secondo me non lo so se è One Hit KO, dipende dalla spread, perché comunque Iveltal regge tantissimo. Però sicuramente si prende tantissimo Fazio. Danno. Cioè, non siamo mica contro Fazio. Se ce l'ha col Ballet che lo giocava a V. E questo vuole fare Ballet Punch a questo tutti. Si prende più danno lui di Iron Barb di quanto l'ha fatto a noi, sì. Sì. Secondo me salta. Ok. Io vediamo. Io dico di no. 80. Ok. 80%. E potrebbe avere la fuoco essendo Weakness Policy, però è sotto Rain. Che facciamo? Proteggiamo Ferrothorn? Ma non ci shotta mai, non stab. Non ci shotta mai perché siamo sotto coso, quindi sì. Parassi seme direi sì. E Geyser su Iveltal qua, abbastanza. Ma predictiamo e tiriamo in lui but... Predictiamo niente. No, qua nel senso predittare no. Oblivio. Okay, lui prova a refullarsi di nulla perché beh oddio, di nulla, serve no, a nulla. Però, perché comunque quella recovery è abbastanza indecente. Sì, però non gli serve a nulla perché adesso poi... No, ci sono delle volte... Ecco, con la pioggia... Con la pioggia sarebbe stato One Hit KO, sì, Geyser, sì. Ok, stop. Il primo Geyser. Io ti giuro, Iveltal ci sono delle volte in cui la sua recovery è più alta del danno che ti fa. Ne sono convinto, perché non ha senso. Cioè, recupera tre quarti del sì, danno... Sì, cos'è? Tre quarti del danno. 70%, no? 75%. Sì. 75%, sì. È imbarazzante. Alidel fatto una bella mossa. Sai, all'altro gli è andato la mossa, una delle mosse più rotte del gioco. A questo purino già gli è andato gli scartini e la tipologia sfortunata. Raggio. Ok, dai, penso... qua Ferrothorn è abbastanza comodo, direi. Una bella Iron Defense e Geyser su Mamoswine che potrebbe fare Max Guard... Ma a noi importa il giusto. No, cioè, che tanto è Sesh lui... con la mossa fuoco che ci critterà. Quale mossa fuoco impara Mamoswine? Non per lo so, così. Ho deciso adesso che impara una mossa fuoco. Che impara una mossa... Rogodenti, c'ha cioè, Mamoswine con le zanne roventi, va bene. Si scioglie. Ce l'ha con Palkia. Esatto. Ce l'ha con Palkia. E lui, sì, evidentemente non gli piace, lo trova brutto. Non ho ancora capito che l'Uber è Ferrothorn. No, però Xellone, c'è uno scenario che mi spaventa. Cosa vorrà dare a maxare lui? Insi. No, Insi. Ha dietro Insi. Perché si mette il sole, capito? È vero. Allora, facciamo una cosa. Qua io ti direi... Body pressiamo uno dei due e direi Mamoswine. E buttiamo dentro... sì. O se no, ma Electric Switch Palkia lo regge un... No, non credo. Electric Switch. Sì, buttalo, perché così abbiamo il Electric poi va giù, rientra Palkia sotto rain davanti a Insi, che se vuole Dynamaxare non fa fake out e si prende body press. Sì, e se Dynamaxa si piglia idropompa. Ok, perfetto. Benissimo. E Ballet Punch perché c'è da fatto doppia. E batti piedi. Ok, lui chissà se viene giù da Iron Barbs più Lich Seed. Forse no. Forse siamo lì. Forse no. Allora noi in teoria un Ballet Punch lo reggiamo. Sì. Noi qua adesso abbiamo. Vabbè, doppiamo Insi, Body Press più Idropompa ed è abbastanza safe. Se vuole fare fake out per fermarci Palkia, viene giù di. Aspetta, che forse viene giù? No, regge. Poco. Regge di poco. Vabbè. Qua direi sì, idropompa.
ecco, vediamo se sei davvero fortunato come dice la chat. Dai, non è che, cioè, idropomp, non è mica una para di Thunder senza Rain. Oddio, orduno. Però è un idropompa che qua deve entrare. Cioè, qua proprio è fondamentale che entri, perché altrimenti potrebbe avere un po'. Potrebbe darci un po' di problemi. Noi ovviamente ignoreremo quel Metagross, perché tanto. Vai. Io non sto toccando. Non sto toccando il cellulare, Perché se lo tocco io poi. Ah, lui non decide che di non dynamaxare questa partita. Ah. Okay. Stomping. Stava su Palkia a prendere Kill. Vabbè. Quanto ne facciamo di body? Che body pressa più? Più 2. No, perché muore. In teoria, che io sappia, vien giù. Muore. Quindi? Sì. Quindi, GG. Lui, non so se, diciamo, ha capito che la meccanica nuova di questo meta è la Dynamax. Noi comunque abbiamo fatto 4 kill con Ferrothor, non vorrei dire. No, non è vero, uno l'abbiamo. Esatto. Iveltal non è venuto giù da Ferrothor. Però, no, Iveltal 3 su 4. La palchia. Sì, tu con questo team praticamente con questo team vai a giocare doppio Uber, cioè noi stiamo violando le regole del VGC. Sì, ma io ci metterei anche Vito per giocarne 3. Perché? Esatto. Così siamo nel dubbio e siamo a posto. Esatto. Adesso, in teoria dovremmo essere bene, saliti. Bene. Siamo in ultra? Ci siamo arrivati? Dai, non lo so, in teoria ci dovrebbe dare anche la vittoria di prima. No, ci saremo di tanto. Quasi. Quasi. Però intanto siamo a 3 su 3. Bravo Ferrothor. Ferrothor che fa quello che deve fare. Reggere. Ferro è Uber. Ferro è sempre stato Uber, ragazzi. Fin dai tempi memori del VG. Quando è stata la prima volta che è uscito forte Ferrothor con Stal Ferrothor? In 16 forse con Primal Kyogre forse. Già in 16 sì, era uscito, però davvero ha centralizzato tanto il fine della Sun Series. Fine Sun Series sì. Diciamo, dovunque ci siano dei Pokémon Water forti che lo coprono bene, Ferrothor. Sì, perché poi va a dare fastidio agli molto altri buono. Ok. Sì. Kaligost. Allora. Ecco, Calyrex. Ma io vedendo il suo team ti dico Grimmsnarl Palkia e si fa Light Screen Trick Room. È una play, ma se lui fa doppia Spanning Force non è bellissima. Io qua farei sempre Grimmsnarl e Lecky, perché bisogna anche un attimo vedere quel Whimsicott che si attacca, perché qua è la fiera della Best of One. Qua dietro ti direi Palkia e Lando. Sì, perché perché Ferrothorn. Sì, Lando per Cinderace, Palkia perché comunque regge, sciotta cose. Più che altro Ferrothorn. Grazie. Ferrothorn qua è un po' passivo. Buona più che altro. No, è 3 su 3, ce l'ha già contata la win contro quello che ha quittato. Sì, Spaddy, questo team è molto bello. Ringrazio soprattutto il ragazzo che è riuscito a farmi avere i Pokémon il più in fretta possibile, ovvero Spaddy, grazie. Un team con Uber più Ferrothorn più Colossal sarebbe troppo sbroccato. No, sarebbe un Colossal al team con Zacian. Però Zacian non ci vedrei Ferrothorn su Cattoli. Il tipo sarebbe bello Kyogre. Però vedi Colossal. Perché Ferrothorn è molto forte quando ha di fianco l'Uber Acqua. Perché gli mette la Rain, fa tanti danni, lo copre. Sì. Con Colossal invece l'Uber Acqua un po' storpia. Vedi qua. Sì, il Pokémon d'acqua lì deve fare support. Se non è, quanto puzza di Eject Button questa io, cosa qua? Ma sai che uno sbigo attacco mezzo e mezzo. Allora, uno sbigo attacco sì, però non lo farei adesso qua. Io qua farei Spirit Break su Whimsy, perché voglio vedere se ha l'Eject Button e proteggerei qua. Ok, mi piace. Oppure no, anche Electroweb era da fare qua perché abbiamo il Sash, però intanto. Perché io qua la vedo difficile che ci faccia Moonblast più... A parte che Moonblast più Astral Barrage non dovrebbe... Eccolo qua, guarda che si aspettava Sucker Punch. Bene. Vediamo se ha fatto di Tailwind. Sì, ha fatto Tailwind.
Ok, adesso scopriamo se è Jack Button oppure no. Vediamo un po'. No, non è Jetpack. Ok. Allora, io qua farei Reflect. E non possiamo permetterci di switchare, quindi farei Electroweb qua, per forza. Domanda della vita. Si chiama Zacian, Zacian o Zacian? Io avrei detto, dico sempre Zacian. Anch'io, devo essere onesto, dico Zacian. O Zacian, Di o solito Zacian, dipende da te. è preceduto prima da altre parole come maledetto, mannaggia o cose di forune di questo genere. Oppure senza Maledetto C. Zacian, mannaggia. Sì, dipende Esatto. esatto, tanto dipende dalla parola che ci metti prima. Grazie Luca Inkart, che so che stai disegnando, ti ho letto, so che ci tieni come sottofondo mentre disegni. Grazie mille delle 5 sub regalate, benvenuti ragazzi, benvenuti. Chi abbiamo Abbiamo appena missato? missato doppio Electroweb, tutte e due. Ritiro i miei ringraziamenti a Luca, mi dispiace. Voglio vedere cosa dice la chat adesso. Sì, adesso abbiate il coraggio Oh di mamma. Cyberpunk No, o andiamo di Lightscreen. o Lightscreen, forse Lightscreen Merito qua, del sì, perché Lightscreen. Grimms. E riproviamo Sì, questo per Electroweb. Calyrex. Riproviamo Questa questo dannata Electroweb. Electroweb, riproviamola, sì. Di Ragazzi. Lightscreen. Lui continua a non maxare. Sì, Lui l'anime tira la giallo dice palla. Zacian, quindi boh. Zacian. Ok, allora d'ora in poi lo chiamerò Zacian. Eh no, però con la C al posto della S. Vuoi tirarla su Grimmsnarl? Ok, grazie. Grazie. Ridoppia, grazie. Lecky fa il bravo, non missare. Ah, Bravo. assolutamente. Ah, non me ne ero reso conto. Ok. Cinderace dal danno che... No, ok, potrebbe essere White Herb. Esatto, eccolo lì. Eccolo lì. Va bene. Allora, qua io metterei Lando, perché gli abbiamo stallato la Tailwind. Lando con un Airstream diventa più veloce di Calyrex, quindi direi di mettere Lando. D'obbligo. Ci sta. E Sì? lui E ora la rimette la Tailwind, però. gli è scaduta? O gli manca un turno? Perché se gli manca un turno siamo a posto. Se invece gli è scaduta. Proviamo subito, allora. No, ancora lui. Perfetto, ottimo, ottimo, Quindi ottimo, ottimo. abbiamo un'altra. Allora qua possiamo fare Airstream su Whimsy che viene giù. E a questo punto direi proteggere Lecky, perché se ha Sucker Punch ce lo fa dopo. E vabbè, se c'ha Sucker Punch, vabbè. Potrebbe averlo considerando. Protect è Potrebbe carino. averlo considerando. No, Protect qua è d'obbligo perché Cinderace altrimenti ci tira giù perché era White Herb, quindi. Ok, Ok, Cinderace. lui to toglie Cinderace. Ok. E mette Urshifu. Ah, è Water Urshifu. È Water Urshifu, attenzione. E qua bisogna un po' capire gli item. Sicuramente non prende poco. Qua bisogna un po' capire gli item, perché allora, Whimsy non era Eject Button. Adesso vediamo se è Koba, perché se non è Koba, Whimsy è Sash, no? Salvo cose strane. Salvo cose strane, è Sash, quindi vuol dire che Urshifu non è Sash, sarà Band. Ok. Secondo me Urshifu è Band in questo team. O Scarf, essendo il water. Potrebbe. Io comunque. Comunque c'ho i Seaten. Sì, io comunque l'acqua gettata. Vorrei evitare di prenderla su Regieleki. Vediamo con chi entra lui. Ma su chi ce l'ha la orb? Su Calyrex a sto punto, no? Perché Per forza. Lei era sempre veloce in Cinderace. teoria di Calyrex. Sì. Siamo più veloci. Fatto apposta questo Lando. Supera Calyrex. Ah, ok, lui entra con Cinderace. Allora, ci
me la appoggi la getta destra più dentro Palkia. Perché secondo me Cinderace protegge. Getta destra oppure fa Sucker Punch. Sì, va bene, getta destra. Facciamo fuori un Shifu che altrimenti surge Strike su Lando, ci fa male. E mettiamo Palkia. Qua ci stava anche, secondo me, tirare T-Bolt dritto per dritto su Cinderace. Perché metti che Dynamax fa una mossa, ma Dynamax su Eleki. Però se fa la volante, Palkia si prende. Però qualsiasi mossa, anche con la volante, in teoria ci dovrebbe stare sotto. Quindi dopo gli arriva una Rockfall in testa. Sì. Sì, era per non far prendere danni a Palkia, però comunque va bene. Lui maxa. Va bene, va bene. Lui maxa. Cinderace, immagino. Un Shifu. Ah, ma Dynamaxato un Shifu. Siamo proprio in Mega Ball, Xellone. ma sai che mi sa che maxando regge Livestream? No, siamo Life Orb, dai. Ma guarda che ha tanto di vita. No, non Shifu. Sesh? E invece? È venuto giù? No, è rimasto un po' tipo un 5 HP. Mannaggia, no. Ok, qui arriva il... E non ha fatto Sucker Punch? Che non ce l'abbia? Vabbè, questo ci fa... Che questo non ci fa niente. Però c'è... Ecco, lui fa, ci fa la... Eccola qua. Per le views, la mossa G-Max di Urshifu, da quant'è che non si vedeva? Tanti danni. Ok. Benissimo. Allora, e qua direi fare a più 2. Io qua farei un altro Air Stream su Cinderace e farei Spatial Rand su Shift. Palkia ha un punto in meno di Lando in speed, è fatto apposta, perché anche lui mi dà un'altra opzione in lead vicino a Regieleki, Electrum più Dynamax o di Lando o di Palkia. Quindi sono praticamente hanno la stessa speed. Quindi entrambi superano Calyrex. Adesso speriamo di non missare Spatial Rand, ora che l'ho detto sicuramente. Ok. E no. Invece no. Benissimo. Abbiamo tolto quei 2 HP rimanenti. E ora... Esatto. E adesso abbiamo la bellezza di Palkia con telepati, possiamo farci terremoto senza proteggere. Questa è una delle meraviglie di telepati. È una di quelle abilità sui leggendari tipo Pressure che nessuno si considera mai. Però telepati alla fine un'utilità gliela trovi. Pressure no. Purtroppo sì, per fortuna non esistono più le PP War. È utile forse con quelle mosse Dynamax, tipo anche la mossa Drago di Palkia, che hanno già pochi PP. E se sono Pokémon come Dialga, per esempio, che stanno tanto in campo anche da non Dynamax, se tu hai un Pokémon con Pressure, effettivamente sì, però lascia un po' il tempo che trova. Ecco. Qua noi abbiamo anche dietro Regieleki che gli fa Fulmine a Calyrex, quindi siamo magari messi abbastanza bene. Di nuovo anche questo. Anche Calyrex, oggi tutti hanno i pesi, tutti sganci pesi. Sì, tutti vanno super veloci. Tutti. Mamma mia. Ok, ridendo e scherzando sta andando bene. Ho dato il rental di questo team, dovete chiedere a Dede, il team è suo. Io ti metto in posizione difficile, lo so che ci sono delle spread un po' calcolate. Io lo so. Lo so. No, vabbè, però ormai, allora, è che forse avevo intenzione di usarlo magari per qualche altro torneo, forse qua. Allora, facciamo così, non questo lo diamo, mese qua, non lo so, vediamo. Non lo diamo in questa live ve ne diamo un altro. Che so che già è stato dato in altre location, ma ve lo do anch'io. Poi con la promessa che prima o poi riporto Dede e vi offro anche questo rental, perché secondo me è molto interessante da giocare. Promesso. Così risolviamo il problema. Vi do un rental anche questo anche oggi, tranquilli. Sì, è sì, un rental molto curioso. Esatto, è molto più divertente anche di questo, perché questo è un team solido, quello che andremo questo a giocare è un team noioso, vedete, Palkia, Ferri è noioso questo, cioè, no, oddio, cosa fa Grim, fa gli schermi, cioè. le soddisfazioni di fare 1v4 con Ferrothorn è sempre una delle cose più belle di questo gioco. Esatto, sono rare soddisfazioni. Poi c'è chi però le fa, comunque poi sì, c'è chi le fa con Gastrodon, che ragazzi alzo le mani, però Gastrodon è un bel Pokémon. Gastrodon è un altro Pokémon che... Perché sta iniziando a girare. Gli fai danno.
Li fai da. E lo sta. Lo sta contro Ferrotor non lo perde lui, eh. Gli Acid piazzi i semi addosso, non ti fa più niente. È Acid Armor Recover, però non è così comodo. Mm. E poi Famuddi ti trova. È da giocare. Ecco, appunto. È da giocare, però in effetti non avere la mossa erba stab dà un po' fastidio. Allora, noi qua abbiamo. Vediamo un po'. Zard, ah, questo... Rhaepyr, Coco, Kyogre. Ok, quattro Pokémon che insieme non si vedono mai. Vabbè, ok. Ah, quel Whimsicott avrà Sunny Day, concordi con me? Sì. Quindi... Te lo approvo. Me l'approvi, perfetto, bravo. Qua ancora una volta, ragazzi, sarò monotono, ma Regieleki in lead è forte. E lei che vabbè, è il classico forte. Pokémon che devi portare in lead, sennò quasi... Sì. Poi lui ha anche Tapu Koko, ci fa il favore di metterci in campo, quindi... Ma io farei anche qua Eleki Grimmsnarl, perché quest'uomo che cosa fa contro Palkia? Sotto schermi, peraltro. Piange. Secondo me piange, esatto. E io ti direi, o Ferrolando... Mi preoccupa solo Wicked Blow. Ferrolando. Io dietro... Farei ferro perché bene o male abbiamo gli schermi, lui li facciamo fuori Zard e non ci tocca più, quindi va abbastanza bene, vediamo. Allora, qua ci dicono dalla chat Urshifu Water, le prediction sono Urshifu Water e Parafulmine Rhaepyr. Parafulmine Rhaepyr ci può stare volendo, Urshifu Water non lo so, avendo Kyogre, però... È un'opzione. Qua si fa Light Screen Electrobot. Light Screen Electrobot, esatto. Qua siamo obbligati con Grimmsnarl a fare Light Screen, se no non reggiamo Water Spout. Poi ne approfitto mentre partono tutto il turno. Questa è l'ultima partita che giocheremo non oggi, ma con questo team, perché dopo passiamo a un bel rental e vi dico che c'è un Pokémon, un bel Uber... Che ha il numero 150 addosso, quindi fate voi. Ai. Fate voi. È lui, non è lui? Certo che è lui. È lui. Con un Pokémon di cui anche io ed Ede non sappiamo bene il meccanismo e cercheremo un aiuto dalla chat ogni tanto. Stavamo parlando prima, ma come funziona questa cosa? E tu lo sai, ma secondo me, secondo me non è certo. Sì, è la classica domanda da pre-live che ogni tanto mi fanno, no? Sui team, perché non sempre, ogni tanto decido io di portare team a mia scelta, no? Perché mi piacciono per X motivi. Mm-hmm. E sì. Poi arriva sempre il punto in cui: ma scusa, ma tipo la domanda classica è: ma contro questo matchup cosa fai? E tipo. Cosa facciamo? cosa facciamo? Boh. Allora, lui qua ha protetto Kyogre. Ok, va bene. Non ha guadagnato molto. Perché essendoci la speed dinamica poteva fare Water Spout anche prima. Però vabbè, anzi si è stallato un turno di danno sotto Tailwind, secondo me. Però vabbè. Io qua farei ancora Elettrotela. Qua sono indeciso se fare... Allora, o fai Sucker Punch lì, allora Water Spout lo reggi perché sei sotto Light Screen. Però se ti doppia Grimmsnarl... Però lui potrebbe anche qua doppiare Regieleki. Quindi a questo punto fai Spirit Break. Che facciamo? Secondo me... doppia i Leki, quindi andai di Spirit Break. Ma perché girano anche secondo me girare tanti Sash, quindi può avere paura. Sì, in ogni caso Kyogre probabilmente attaccherà prima. Sì. Whimsicott se ne va, quindi... Ok, questo è ottimo. Perché ottimo. Se che se l'avessimo tirato lui qua fa sì e max. Ok, va bene. Ice per cercare di killarci i Leki one shot. Potrebbe, sì, però a me va bene perché si prende Electrobe Spirit Break, va a meno 1. Poi facciamo un dannettino a Urshifu. Che altro li rompiamo? No, un po'. È lentissimo, sotto Tailwind è più lento di Eleki, visto? Mamma mia. Modestan sicuramente a sto punto. Non è Policy, per fortuna, no, lui fa Geyser, ok, va bene. Su Grim? Ok, che non ma mi può andare bene. O Eleki tranquillamente lì, che fa il suo. Ok, Life Orb. È Orb!
Ok, panchia. Direi comodo, comodo. Allora, Xellone, qua ti dirò, io farei Aire Impulse su Kyogre, perché fargli fulmine non ha senso, perché tanto a Max non gli E fai farlo invece su troppissimissimo Shifu danno. fulmine? E Che killi? Ti levi il problema Shifu? Anche. Sì, va bene, dai, facciamo fulmine su Shifu e facciamo la Lightning su Kyogre, così mettiamo anche il campo per Regieleki. Questa è un'altra tech che diciamo un'altra cosa che si può fare è portare Regieleki dietro, ogni tanto mi capita, metti il campo magari all'ultimo turno di Dynamax di Palkia e poi Leki fa davvero male. Fa tanti danni Sotto con campo, elettro, con... vabbè, sì. Anche già sì, solo con sotto elettro fa davvero campo. tanti danni. Lui qua è costretto a fare Sucker Punch, perché altrimenti... o proteggere, vabbè, altrimenti viene giù. Non può fare Wicked Blow su Palkia, che era la cosa che mi spaventava. Grazie intanto il Quindi... cervallo per il raid, benvenuti ragazzi. Ok. Ok, lui non Lui può non fa attaccare. niente di tutto questo. Quindi Urshifu Viene giù di benissimo. fulmine. Quindi a meno Benissimo. di Moss Ice ancora abbiamo. Infatti così è. Ancora abbiamo Lecky per un turno. Prova Ah. su Palkia. Predictando Però non capisco perché vada su Palkia. Ok. una Protect. Ma per farci 20% di danno. Ok, arriva una Lightning che Questa gli fa fa molto male. male. Questa. Mi aspettavo sinceramente di più. È Però molto bulky è comunque un quell'affare. Kyogre lento e Dynamax. Eh sì, è molto bulky. Questo spiega il. Diciamo il disinvestimento in speed. Però sotto Tailwind te lo sfrutti poco. Così. Cioè, quantomeno più veloce di Leki in questo meta mi sembra abbastanza importante. Poi lo puoi tranquillamente giocare Modest e più veloce di Leki senza problemi. Sì, con il giusto investimento, sì. Se, 2-4-4. quindi vuol No, dire che è 2-3, proprio lento. 2-3-6, scusi, chiedo perdono. Zap! Che davanti a Palkia non è il migliore dei Pokémon che vorrei vedere. Non mi sembra proprio il... Allora, quanti turni mancano i Tailwind, Finiti. Cellone? È finita? Sì. Ok, e allora qua si fa molto tranquillamente. Fulmine su Charizard e Fulmine su Lightning Kyogre. su Kyogre. Che sotto campo adesso viene giù. E Arriva la Max Guard. quindi lui fa dare una barriera. Va bene. Noi non ci Scarf. interessa. È Scarf Charizard. Ok, vabbè. Vedi il problema Regieleki come lo risolveva lui. Ok. Giusto, Scarf Charizard. No, però aspetta. Com'è possibile che sia. Abbiamo preso un Electrum su Regieleki? Perché anche Scarf Charizard dovrebbe essere comunque più lento di Regieleki. Mi sto perdendo qualcosa? C'era il vento. Avevi guardato dal nostro lato del campo, Xellone. Il vento in coda era solo dal suo. Questo io non credo. Ha Avevi cheatato. Ha guardato. cheatato. Va bene, qua direi che Elettrotela e Geyser. Io fulminerei Sì, Kyogre. anche se. Sì, Geyser finiscono il lavoro. Geyseriamo. Io credo lui abbia cheatato. Sgeyseriamo Io Kyogre. credo che lui abbia cheatato. Poi. Cioè, È più probabile, è più è probabile che vero. lui abbia cheatato nel battle spot di Pokémon che io abbia sbagliato a guardare. Sono sicuro. Esatto. Sì. È molto più probabile che lui abbia citato. Sì. Vabbè, detto questo, sorvolando su questa. Penso se ci avessimo perso la partita perché io non ho guardato. Vabbè, ragazzi, può capitare. Noi Diciamo andiamo. che sarebbe stata una degna conclusione dopo il misclick di Leech Seed Ma lì mi ha di driftato il Yu-Gi-Oh! Così Joy-Con, com'è. ancora è accettabile. Ah, e qua invece cosa è successo? Qua invece niente, è successo E qua niente. invece niente. Va Allora, bene, va io bene. intanto È il vado. momento adesso, eh? No, È il non c'era momento, Rewind, eh? no. No, È il no, non c'era momento. Rewind, via, via, via. VS, niente, non è successo niente. Ma questi cheater del battle spot. Uè, chi è arrivato? Lei non ha il permesso di entrare durante le live, signor Banfox. Io l'ho sentita.
Io so che lei è entrato, signor Banfox. Lei non ne ha il permesso. Ah, questi giovani d'oggi. Non hanno rispetto. Ok. Allora, detto ciò, andiamo a... dov'è? No, queste sono le altre cose. Ecco qua. Andiamo a recuperarci questo team che... Ehi. Ehi. Collabora. Non smettila di driftare e collabora. Ma allora ti è un problema davvero del... Sì, sì, sì. Non stavo scherzando quando ho detto che era un problema del Joy. Allora. Ehi. Potrebbe essere un problema, allora. Ehi. La vogliamo smettere? Grazie. Piccolo momento ilare. Stavo dicendo, andiamo a recuperare questo team che mi è stato fornito durante una live di settimana scorsa, perché ce l'hanno giocato contro, anzi per la precisione ce l'ha giocato contro Calandrone e mi ha incuriosito e quindi ho deciso che avrei voluto usarlo e quindi ecco a voi. Eccolo qua. Il team è questo. Indeed, Mewtwo, Zoroark, che vogliamo prima, i commenti, vogliamo i commenti. Prima mi stavo chiedendo come funziona, ci stavamo chiedendo come funzionasse per precisamente la sua abilità, Zapdos, Lando e di nuovo l'Uber, Ferrothorn. Esatto, ancora giochiamo doppio Uber, come potete, anzi triplo Uber in questo team, c'è Zoroark anche, quindi sì, triplo sì, noi Uber giocheremo due Mewtwo o due Ferrothorn a partita, tranquilli. L'hanno fatto in modo di Calandra, esatto, esattamente. Mm-hmm. Bene, bene. Ci divertiremo adesso. No. Ok. Quindi spiegateci, ragazzi, come funziona per la precisione il meccanismo. Smetterò prima o poi di spammare B. Di Zoroark. Quindi. Ora siamo nelle vostre mani. Dovete spiegarci bene come funziona Zoroark. Quando lo mandiamo in campo, chi copia? Questa è la. Vai, la prima team preview. Direi che la fa la chat. La prima team preview. Così. La chat. Ci aiuta nel capire. Se mettiamo Zoroark qua, chi copia? Ecco. Qua ferro senza Rain, copia però... Allora, copia il quarto. E fin lì c'eravamo arrivati. Ma se lui stesso è il quarto? Oppure se il quarto è entrato in campo? Il quarto che porti. Ok, però se io porto... Lando, ferro, Mewtwo, Zoroark... Chi copia? Zoroark? E fu così che lentamente si riscese in Megaball. Ma l'ultimo allora. Pokémon del team è ferro. Vedete, ragazzi? Aaron, allora. Ecco, io già qua sono confuso. Allora. Mi hanno detto che Zoroark con Snarl fa tanto danno a... A coso? A Calyrex. Eh beh, sì, essendo buio stab, comunque io ci quindi sta. Farei Indeedee Zoroark, il lead. Dici? Sì. Anche Lando non è brutto qua, per Venus, ora abbiamo la bacca prugna. Però, vabbè, facciamo Indeedee Zoroark, dai, la star del team non è Mewtwo qua, è Zoroark. Dobbiamo, tipo dobbiamo dietro Lando Mewtwo, così entriamo che sembriamo Mewtwo. Sì. E vogliamo restare lì. Sì, va bene, mi piace. Conferma, aspetta, la chat conferma che se metto Mewtwo per ultimo, Zoroark entrerà come Mewtwo? Ah, ho capito adesso, ok, va bene. Ricordate di mettere Mewtwo quarto, dice okay, Nick. Allora sì, mi sa di sì. Ok, perfetto. Però se io ora butto dentro, per esempio, Mewtwo, no? E tolgo Zoroark, se lo rimetto in campo... Ritornerà sempre. No, ti copia uno di. No, questo te lo dico io. Questo te lo dico io. No, non ti rientra Mewtwo. Questo te lo dico io. Cioè, no, perché si scambia non di posizione. Dovrebbe rientrare Zoroark. Adesso, dopo, lui in forma dopo ogni normale, volta dopo. Chiederemo: ma se buttiamo Zoroark, chi copia? tu scherzi, ma farci un plan. Guarda, cioè, guarda. Non è il Ping and Snarl. Perfetto. Vai. Oh, io l'ho dato con questa aspetta, intenzione. Però. Ragazzi, aspetta, Xelone un attimo, però. Sì. Zoroark ha le difese di burro. No, Astral Barrage no, non ci tira giù. No, Astral Barrage la reggiamo.
Ok, vai, Helping Hand Snar, allora, tanto Follow Me non ha senso, a meno che non Maxi, ma vabbè. Ecco, se Max fa la... No, c'è Indeed di fianco, dai, non lo può fare. Dai, va bene, Insieme Helping a Hand Xi Snar, Zoroark, che sì. rimane la sagoma di Mewtwo? Penso di sì, quello sì, come dito. Vai, vai, vai. Bellissimo questo. Vediamo, vediamo. Oh, non ha maxato. Zitto, zitto, zitto. Guarda che ha Ha fatto fatto Astral. Astra. Ha fatto barrage. Follow me. Sì, va bene. Giustamente perché si aspetta cosa? Shadow Ball si aspetterà, no? Guarda che è più veloce, Siamo eh. più veloci! Siamo più veloci! Ah no, è Sash con Trick Room, è Sash con Trick Room, ok. Sì, vabbè, poi c'è Ndidi che è più veloce. Ah no, è vero, se, effettivamente a Mewtwo non è partita Pressure. Oh mamma, ragazzi. Però va bene, intanto Però l'abbiamo. aspetta. Però va che Trick Room adesso non è che si è messi benissimo, eh. Ma perché cos'ha lui Perché dietro? dietro to è Torkoal. Abbiamo Vabbè, Lando, beh vabbè, abbiamo Lando, abbiamo Lando. vediamo, vediamo. Dai, sia Torkoal e Venusaur si è messi bene, perché poi Venusaur è bloccato a essere più veloce, quindi ok. Quindi Expanding Farei anche. Force più Dark Pulse direi che è abbastanza pulito. Sì, va bene. Prendiamoli doppia kill qua. Tra l'altro, se Ndidi qua non ha Dazzling Gleam, non ci fa nemmeno danno a Zoroark, quindi ok. Ok, perfetto. Ah, non ha effetto su Mewtwo, si starà chiedendo lui. Ma com'è possibile non abbia Com'è effetto? Com'è possibile? possibile? Cos'è questa stregoneria? Sta cheatando quest'uomo. E invece. Ok, dai, Torkoal Venusaur. Ah, Dietro. Torkoal sicuro per la giocata che ha fatto. Sì, però in effetti ha fatto Trick Room così. Cosa fa? Si porta Venusaur. E invece c'è Torkoal Venusaur. Ok. E io qua farei Protect con Indeedee e Snarl, se sei d'accordo, Xellone. D'accordissimo. Così. Ci sacchiamo il povero Zoroark che però ha fatto il suo. Si è messo lì, Battere ha Calyrex. preso due kill. Era lì per Calyrex il Sì, sì, suo. sì, sì. Lui tranquillissimo. Chi maxerà lui? Venusaur o Torkoal? Penso. Se Venusaur lui. sostituisci Mewtwo per Mewtwo è palese che stai cheatando. E noi stiamo cheatando. Abbiamo Esatto. trovato il modo di fregare il Butterspot, ragazzi. Vediamo se non è Eruption, perché se è solo, se è il set con Burning Jealousy, reggiamo e riusciamo a fare uno Snarl. Aspetta. Protegge Torkoal. Protegge! Protegge, È attenzione! spaventatissimo Possiamo da fare questo Snarl. Mewtwo. Spaventatissimo da questo Mewtwo. Non capisce cosa sta succedendo. Qui Snarl. Pulito, va. Tac. Lo sento Mickey. già a casa, ma Mewtwo Ah, crit. Stavo non per dire, impara Mickey, che danni. Snarl, Mewtwo! Stavo dicendo, Mickey, che danni. Crit. Ecco, questa non è Forse ci ha bella però. beccato. Forse ci ha gamato. Sì. Ora Abbiamo. No, niente. sveleremo il nostro trucco. In realtà era tutto Zoroark. Guarda che bello. Comunque, Xelone, ridiamo, ma non è proprio bella la situazione, Aspetta, fammi vedere un po'. eh. Io qua Ah, oddio, tenterei, perché lui c'è Eruption mancano adesso. due turni di Trick Room. Noi dopo si entra, si fa Protect. Cioè, scusa, Rockfall Protect. E Io poi diciamo andrei. di Expanding Force. Sì. Cioè, aspetta, ce l'abbiamo la Protect su Mewtwo? Sì. Ok, perfetto, Ah allora no, sì. non è vero, Allora sì. abbiamo congiura, non è vero, scherziamo. Capito? Capito? Però Ai ai ai. E allora qua proteggi. abbiamo. Io pro. Proteggiamo Fai Eulalia, Zoroark. ormai. No, Zoroark qua non. Vabbè, sì, proteggi, va bene. Proteggiamo Zoroark. Qua lui fa Vinelash, non ha troppo senso. Metterei un colpo di Vinelash, se lo Perché. tira su Indeedee lo reggiamo, Capito? Perché se avessimo avuto la Protect su Mewtwo facevi Protect Rockfall, così poi al turno dopo vincevi di Expanding Force, finita la Trick Room. Però non potendolo fare quindi è di un po' un facile problema, perché Mewtwo. Mewtwo, se non lo dai una Maxi, Mewtwo muore. No, ha fatto la poison di nuovo. Oh No, non la si regge. oh. Oh oh. Quanto manca di sole? No, dai, non possiamo perdere dopo Snarl su Calyrex, bellissimo, non possiamo perdere.
Qui dobbiamo cercare di capire con chi vogliamo vincere la partita. Allora, di sole mancano, secondo me, due turni. Secondo me due turni. Qua l'unica. No, qua la mossa è obbligata, Xellone. Dobbiamo dynamaxare Mewtwo perché non abbiamo. E proteggere Lando perché non abbiamo la Protect. Ma non abbiamo la Protect nemmeno su Lando. Come no? No, dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere con chi giocarci l'1-2. E allora dobbiamo sperare di reggere un Eruption con Mewtwo dynamaxato e fare due mosse psico. Una su Venusaur questa. Ma se maxiamo Lando e proteggiamo, scusa, abbiamo la Lume. Non possiamo proteggere Mewtwo. Vi è giù di Eruption. Vabbè, e, ma per, e Mewtwo però al one hit. No, ma Mewtwo al one hit che io su Venusaur Lando no, se è Koba, fai così. Dynapsyche su Venu e Swordstance. Perché se lui qua non ha Landorus, non ha il one hit che io su Venusaur, capito? Finisce la Trick Room dopo e Venusaur è più veloce, quindi Venusaur dobbiamo farlo fuori uno, in questo turno. Oddio, però più uno di attacco, capito? Speciale si faceva, aspetta, è a più due. No, perché le abbiamo fatto uno Snarl, è vero, e si faceva Protect, dobbiamo... Quake, Max Guard, Fly. Reggi la Mewtwo, niente, crit. Ha crittato. Forse qua non lo so. Era Max Guard. Era da fare Max Guard con Lando. Era da Max Guardare con, allora, Lando. Pensiamola un attimo. Se faceva Max Guard con, se facevamo Max Guard con Lando, finiva, cosa la succedeva? Finiva la Trick Room. Sì. Lei si tirava. A parte se aveva il 50-50 di Protect o non Protect. Ma comunque si tirava la Quake su Torkoal. Ah, lui finiva la Dynamax, però, aspetta. Oh, lui, mamma, finiva la Dynamax. Noi si allunga, quindi anche Sleep Powder l'avremmo retto. Cioè, l'avremmo incassato. Si tirava la Quake su Torkoal. Killato. Poi si faceva di nuovo Max Guard e ci si giocava l'1v1. Oppure si tirava Airstream diretto. Sì, forse ho sbagliato io qua, sì. Però, non ho pensato che finiva... È vero, finiva la Dynamax, sì. Maxaremi tu adesso perché. Capisco il perché. Vabbè. Comunque il crit, secondo me... Vabbè. Vabbè. Comunque Zoroark ha fatto il suo. In realtà, se no, fai Max Guard con Mewtwo e tiri la Rockfall su Torkoal sperando basti. Per togliere il sole, sì, che ma però non muore. Basti. No, non muore. Ma nemmeno il Quake, secondo me, perché se non sei Boosting Item, in teoria Torkoal la regge. Adesso non so gli investimenti di questo Landorus, però... Non era bella comunque. Va bene. Abbiamo... La prima era per cercare di capire come funzionava Zoroark, ragazzi, tranquilli. E abbiamo capito che funziona. Che funziona. No, dico, adesso già puoi farci dei plan comunque. Ma questo team per capire con Tolto Ferro, cioè Torkoal come lo batti con questo team? Cioè, non è così comodo, forse Zapdos. Con la V su Zapdos. Più che altro non puoi impedire la Trick Room, questo è il discorso. Vabbè, vediamo. Allora. Oddio, se noi si faceva Snarl Expanding forse si impediva, Tipo qui è leader, sì. Cattivo in Didi Mewtwo. Lui ha Mimikyu con Trick Room, no? E anche Calder. No, Calder no, qua c'è la Trick Room, c'è la Mewtwo. C'è Bebonot, Mimikyu. Noi possiamo impedirgliela perché Calyrex qua sotto Trick Room, vabbè che abbiamo Ferrothorn. Però insomma. E comunque secondo me il Didi Mewtwo non prende poco, signor Calyrex. E se l'ita di Insi? Abbiamo la Rockfall su Mewtwo. Ah già, è vero. E allora fai, sì, in Didi Mewtwo, dai. In Didi Mewtwo, Ferrothorn qua di sicuro, perché è l'unica cosa che tiene un po' a bada Calyrex. E io qua ti direi anche Lando a sto punto. Eh sì. Fa troppo bene contro i primi due, l'ultimo, un intimidisce. Sì. Intimidisce, sì. Vediamo. Bisogna... Se riusciamo a eliminare... Ci stava anche a lidarlo qua. Ci stava anche a lidarlo qua, Landorus. Sì, poi lo baiti e lo levi magari per Ferrothorn, così, perché fa un intimidate. Se lui lida con qualcuno tipo Tyranitar o così, ci stava anche... Kalinsi.
Xellone, ma è il ping and rockfall su Calyrex viene giù? Mi fai una domanda di cui non so la risposta, sinceramente. Ah. Non me ne sono mai interrogato a riguardo. Però se vuole... E non mi assumo la responsabilità. Io per la scienza una prova la farei. Perché se maxa... Vabbè, Dynamaxa, è ok. È policy, quindi ha un rischio. Perché è policy, c'ha Mimikyu. Ma se non maxa... siamo Life Orb, siamo Mewtwo, secondo me viene giù, io te lo dico. Anche se qua in realtà la mossa più safe è farla su Insy, Però che fai? Hai un macigno di Mewtwo da tirare, su chi lo tiri? Vai Xellone, fai tu. Io, no, non io puoi ti guardo... Lo sai che se mi molli tutte le responsabilità io vado su Kali, non puoi fare così. Allora, dietro abbiamo Lando, no, dai, ormai Calyrex, mi hai dato Calyrex. Le responsabilità, se io vado su Calyrex. Sì. No, bravo, bravo, va bene. No, ma te l'appoggiamo anch'io. Al massimo, se non basta, si critta. Facile. Sì, ma poi abbiamo dietro Landorus che fa terremoto, critta, va bene, sì, dai, vai. Va bene così. E lui potrebbe... Beh, oddio, davanti a me tu che fai, non maxi. Guarda che bello. Il 150, eccolo lì. Guarda che non ha maxato. Non ha maxato. Attenzione, che vien giù. No, ha protetto. E questa protect è pesante. Vediamo quanto li avremo fatto. Veniva giù che sì. Peccato. Ha protetto, quindi non ha Trick Room. Quindi quel coso ora ci ha fatto un parting shot grande come una casa. E ora entrerà per lo più, ti dico, Mimikyu. Me la sento così. Dede ci è rimasto talmente male per quella protect che ha deciso di crashare. Entra Mongus. È sparito Miraglia, ragazzi. Adesso sistemiamo il prima possibile. Comunque, io qui... Unprotect in teoria non dovrebbe avere Trick Room, quindi vado abbastanza sul safe così. Ok, no, invece aveva sia Trick Room che Distorto Zone, sia Protect che Trick Room. Ok. Ecco anche spiegato il motivo per cui non è andato di Max Guard. Ok, Mimikyu, lui è già in Trick Room, proccato, scelta difficile in questo momento. Qui l'unica cosa che si può fare è questa, sperando che lui si faccia ingolosire dal Glass and Lens. Mi sento un po' scatti, però adesso dovresti riuscire a tornare. Ok, ci sono. Okay. Adesso ti sento. Ok, bene. Lo so, era crashato tutto. Incineror. Allora, stavo guardando, mi sono un attimo... Ah, perché quel Calyrex è ancora lì? Perché ha protetto e poi è entrato con Amongus. Ah, ecco, questo significa GG per lui, mi sa. Ha pure messo Trick Room. Allora mi sa che è un po' GG per lui. Vabbè, ragazzi,
L'obiettivo è vincerne una con questo team. No, vediamo questa, se questa ci è vinta, riusciamo. Questa è vinta, questa è vinta. Vai, lo dici tu, Xellone. Sì, ora facciamo un po' di magia e installiamo Trick Room, anche perché lui sta facendo di tutto per buttarla. Qui gli arriva comunque una Rockfall in testa, eh. Ah, va di Quake, simpatico. Quindi cosa non hai? Cosa non ha la Steel per avere sia Protect che Trick Room? Sì, può essere. Hai bettato forse la Psico con quello switch out, però non ha molto senso. Allora, cerchiamo un attimo di capire la situazione. Quanti turni mancano di Trick Room? 3. Ma noi siamo abbiamo Ferrothorn. Allora, believe in our rules. Domanda: Calyrex è triggerato? Sì. Ecco, perfetto. Questo non va bene. Questa è una cosa che lei non si sarebbe voluto sentir dire. Lo so anch'io. Ecco. Allora, io no, qua metterei la Quake su Mewtwo, quindi farei Iron Defense più dentro Lando. Sì, è l'unica. Sperando che sbagli. Non si dice. Sperando che. Però vedi che non... questo non è il gergo giusto, Dede. Si dice sperando di predictare bene. Giusto. Diamo il merito a noi. Noi predittiamo la Quake su Lando, che è la mossa più sensata da fare. Non è assolutamente la mossa ghiaccio che colpisce tutto quello che c'è dietro, no. È la Quake la mossa da fare in questo caso, assolutamente. Qui lui non fa fake out, quindi... si è fatto ingolosire dal Flare Blitz. E c'è il campo, Xellone. Daira Sisma, attenzione, ha sbagliato. Attenzione. Anzi no, abbiamo predittato. Guarda, e questi sono i danni. Guarda che no! No, il burn no! E no! È un gesto che potrebbe rovinare una carriera. Basta. E no! È inaccettabile. Allora, turni di Trick Room, Xellone, non è perduta, turni di Trick Room. Troppi, ne va bene come risposta. Altri due. E noi non abbiamo la Protect su nessuno. Il turn su Ferrothorn, no! Allora, senti, io qua... Proteggerei Ferrothorn io. No, invece no, è l'unico che può fare qualcosa. Lo so, ma io fai mi aspetto... Fai i semi su Calyrex. Ma l'Ice ci fa male. Io farei Protect Fly. No, è più veloce lui, fai i semi, switch via Lando, via veloce. Ok. Io avrei fatto Protect Fly, perché dobbiamo predictare il fatto che lui giochi un po' dubbiosamente. No, lui qua fa la mossa ghiaccio su Lando, perché sta giocando Layer 1, quindi fa la mossa ghiaccio su Lando. Ma che sfortuna. Guarda che l'ha fatta su Ferrothorn. No, l'ha fatta di là. Questo Leech Seed serviva per mandarlo in range di... forse... di ma body press burn, senza questo dopo. Burn noi si faceva body press su Incy. Sì, e si portava anche a casa vedendo come gioca lui. Vabbè. Taunt, un po' tardiva. No, però è questo burn, no. Adesso dobbiamo. Ma adesso vai sereno, Xellone. Critichiamo body press su Calyrex. Vai sereno. Lo critichiamo. Adesso ci facciamo self EQ e body press su Calyrex. Lo critichiamo. Cioè, avevamo predictato anche quella Quake. Sì. C'è proprio una abbiamo vinto. Una protect nel ventre. Cioè, una predict nel vento. Proprio. Ma cosa una vuol dire karma prima o poi doveva arrivare? Oh! Ingiusti che non siete altro. Siete degli ingiusti. Vai, Ferrothorn, è il momento di crittare body press su Calyrex. Vai. Swordens o EQ?
No, Q. Ma anche Sword. No, vabbè, vabbè. No, andrei di Q. Era da fare Sword, però vabbè. Avendocela. Oddio, cosa fa? Ma cosa combina? Allora, Insi. Ci siamo appena ammazzati Ferrot. No, la reggiamo. Eh sì, però... Vabbè, dopo si flincia di frana. Ma siamo a più di... Dopo si flincia di frana. Xelone, qua se facevamo Swords avevamo vinto. Guarda, Ferro, quante bulky. Dovevamo fare Swords, adesso avevamo vinto. Lo so, ma tu vai a pensare che questo protegge. No, in effetti no, però... Qui ora però c'è... No, ma anche se non avesse... Qui prima ci sono anche se non avesse protetto, era comunque fare meglio Swords perché la Wincon era il crit di body press, quindi... Ok, finisce la... No, ma adesso flincia. Finciamo di frana. Ma lì c'è ancora Mimikyu dietro, tra l'altro. Ok, qua... Ah, Mimikyu fa Shadow Snake. Lui... Sì, quindi Ferrothorn è andato. Dobbiamo flinciare Calyrex. Io la butto in caccia. Ah no, siamo tauntati. Allora doppio. Sento la tristezza nelle tue parole. No, ma siamo tauntati. Frana, via. Mamma mia, c'è un po' sculicchiati questo, Questa sneak chiamata. Flincia. Dai, ce la meritiamo. Chat, facciamo flinciare quel Calyrex. Bravo Lando, non mi stare, flincia. Dai che ce la meritiamo, su. Dai che flincia. Attenzione. Ok, allora, lui ora protegge Calyrex per forza, deve farlo. Quindi io non dobbiamo flinciare. Io andrei di EQ. No, perché se fa Protect Trick Room per lui è safe, quindi dobbiamo flinciare. Allora aspetta, sai cosa possiamo fare? Aspetta, fly su Calyrex. Sì, bravo, esatto, sì. Oh mamma, mi assumo la responsabilità di questa predict. Perfetto. Attenzione. Non dite niente. Allora. Trick Room, ok. Si può ancora vincere. Allora. Cosa può fare quel Mimikyu? Può fare Play Rough. Può fare Will-O-Wisp. Può se fare... prende la doppia Protect su Calyrex. Mi arrabbio, Lì mi arrabbio. Ma non ci posso credere. Questa, basta, non c'è giustizia a questo mondo. Basta. Ma uno che deve fare per vincere la partita con sto team? Oh. No, vabbè, basta. Non c'è giustizia. Glacial Lance, bravo, comoda così. Vincere. Ma dai, ci ho sperato fino a... Comunque, cioè, di alto livello queste, cioè, le abbiamo predittato il flinch, che è una cosa più forte, cioè, l'abbiamo fatto flinchare, quella già lì... Sì, ma la stavamo ribaltando, tra l'altro se non ci burra Ferrothorn la vincevamo 7 turni fa. Sì, la vincevamo di Ferrothorn, questo per farmi capire Ferrothorn, ragazzi, quanto è un bel... Doppia Protect, burra, davvero troppo forte. Seed. Vabbè. Io non ci sto, però adesso una la dobbiamo vincere, basta, no. Dai, ne vinciamo una, ce la facciamo, dai. È pesante il cane. Facciamo l'ultima. Basta, ma chi ha mai sculato? Giusti, non abbiamo ancora rubato una partita. Ce l'hanno solo che rubato. No, ragazzi, in realtà all'Oxenone le è stato affibbiato questo titolo, ma come potete vedere stasera... Allora, un altro Calyrex. Quello di prima aveva Dracozolt, questo già Dragovish, sempre con Tyranitar. Questo c'è Final Gambit a Chelgor.
di nuovo da giocarsi Zoro. Allora, che dici? Questa non c'ha Trick Room, dai. Questa Trick Room non ce l'ha. Dai, dai. Vedi Mewtwo? Dai, l'ida di Calyrex, dai, sì. È Lando per forza. E chi l'invoglia? Ok, Lando. Ma chi mettiamo come quarto per invogliarlo a restare lì? Sempre Mewtwo? Sai che qua Mewtwo a me non è che piaccia tantissimo. Allora facciamo così, mettiamo Lando per invogliarlo a restare lì. Però no, Lando te ne sì. No, aspetta, Lando te ne accorgi. Perché non ha l'intimidate. Sì, esatto. Accorgi. Bravo, Xellone. Bella pensata. Quindi andiamo di ferro, torno come quarto. Sì, per forza. Vai. Ci sta. Il Gambit che parte, già lo vedo. Così se l'ida di Dracovish magari vede Ferrotto nello switch a via addirittura. Già lo vedo. Che sfortuna la partita dei primi, ragazzi. Ma la predict di quella Quake che non aveva nessun senso. Ma questo è perfetto. Ma questo è perfetto. Che si fa? Follow me più Dark a sinistra. Ecco, ragazzi, ora vedrete come un Ferrothorn con i giusti abs può essere più veloce di un Indeedee. Guardate questa partita. Ora vedrete come un Ferrothorn con i giusti cheat riesce a fare Dark Pulse. Esatto. Vai, follow me. Ma sai che, aspetta, a questo punto forse anche Nero Pulsar su Indeedee non è male, perché lui si suicida di Final Gambit. Sì, no, penso. Dark Pulse, sì. Indeedee se ne lui va. Lui leva Indeedee ed entra con Tyranid. Vabbè. Secondo me questo avessimo sta scrimpiccando. Avessimo lo sapeva. Avessimo fatto Body Press. Esatto. Avessimo fatto Power Whip. Final Gambit? Ah no. Aia. Bronzio. Questa è un po' meno simpatica. È un bel po' meno simpatica. Crit, tra l'altro. Brutto sto crit. Sai che senza il crit secondo me non bastava? No, infatti, senza crit ne potevamo ridirettare un'altra al turno dopo. Invece così, ora abbiamo Aronzio su... Final Gambit, sai che non su... mi ricordo? Final Gambit funziona sui Dynamax. Sì, ma... non toglie meno vita, tipo Nature Madness. Sì, ok, io qua entrerei di Lando. Certo che però doppio ferro. Vabbè, uno appena fatto Dark Pulse, effettivamente non è molto credibile. Allora, maxiamo, facciamo la prima destra e proteggiamo? Sì. Era quello che avevo in mente. Adesso lui farà Final Gambit probabilmente, quindi qua dobbiamo proteggere, perché anche se switchiamo, se fa Final Gambit ci killa Ferrothorn, quindi non va bene. Tyler se ne va. Ok. Dracovish. Che se ne lascia. Non mi piace. Sta prendendo Fisher Stand piega, è più veloce. Sì. Sta decisamente prendendo. Sì. Sta, esatto. Questo Lando quanto è veloce? No, vabbè, ma non lo superiamo mai. No. Allora, Final Gambit è azzardo in italiano. È una mossa che praticamente ti riduce a 0 PS, ma fa danno pari ai tuoi PS all'avversario. Quindi se tu hai 150 PS, togli 150 PS all'avversario. Esattamente. No, lui va a dire un zio. Forse ha capito che era Zoroark dal Dark Pulse. Abbia fatto Dark Pulse, forse. Forse sì. Allora, qua... vabbè, lui qua fa Fissure su Landorus, è obbligato. Quindi io butterei ferro in quella slot. Però se siamo max speed, sai che ci sta, siamo più veloci. No, lui è 139 per 2. Lui è 139 per 2. È safety. No, non è safety, è Sand Rush, non prende il danno, Cellone. Hai ragione. Allora, lui qua... allora qua tu fai ferro. Così, per forza. Sì. Levalo, Lando. Sì, levalo. Non ha senso proteggere un turno ferro. E... così, per curiosità. No, si allenti. Purtroppo è da andarsene. Qua lui fa follow me, quindi a sto punto ti direi di fare Dark Pulse su Indeedee. Io lo farei comunque su Dracovish. Ci perdiamo nulla. Vabbè, farlo su Dracovish, sì. Cioè, tirarlo su Dracovish, sì. Non ci perdiamo nulla.
Sì, no, no, è vero, è vero. Lui qua deve per forza fare Fischius lì. Non Qua lui poi puoi dire. Tenemaxerà Tyranitar. Se ha la flare su Tyranitar è un problema. Spererei anche di no, Ma non ce arrivando. l'ha! Invece. Attenzione, non è Scarf. Cioè, no, è. Come fai? È Adamant. Mamma È mia. Adamant, è più lento di Zoroark. Eh sì, è Adamant. È Adamant, è l'unica. Perché Jolly, se è max speed, è più veloce. Quindi ora si prende un full play in fronte grande come una casa. Quindi ora si prende un full play in fronte grande come una casa, che a Dracovish non fa proprio tantissimo. Perché? Ecco, un'altra cosa che nel nostro travestimento non funzionava. Effettivamente non avevamo i leftovers. Vero. Sai che li fa più Dark Pulse, Xellone, perché full play, perché Dracovish non ha una statistica d'attacco Ma oddio, altissima, c'ho quindi 110, full eh. play. Vabbè, qui intanto si fa questa. Sì, si fa Iron Defense. E Andiamo di qua Dark Pulse. Ti trusto, andiamo di Dark Pulse. io li farei Dark Pulse, sì, li fa di più. Flincia. Flincino anche. No, ce l'ha davvero. Mamma mia. Non ci voglio credere, ce l'ha davvero. Te l'ho detto che ce l'aveva. Mannaggia. Ma una partita normale la possiamo trovare. Dai, proteggi. Ritiriamo da Arpulse, che ti devo dire. Sì, magari non ha pro. Non so dire. Non mi sembrava un danno da band quello di prima di Fischius. Quindi potrebbe avere Protect. Però, vediamo. Non ha senso qua predittare per fare cosa. Ah, è giusto, Zorro che prendeva anche il danno dalla Sand, un'altra pecca nel nostro travestimento. Ma sai che se uno non ci fa attenzione, Guarda come uno sono belli li che due cerca. Ferrotor che ondeggiano insieme. Sì. Zoroark is better than Ditto. Credibilissimo. Sì. Oddio, che ha maxato Questo è comunque bene. Tyranitar. Spero Tyranitar. Fire Punch Cioè, Titan, spero non per lo vedevo lui. da Pokémon Platino all'azienda lotta. Sì, concordo. Esatto, Sono pienamente esattamente, d'accordo. concordo. Ma questo ci tira la flare. Però la reggiamo. Sotto Protect, in teoria dovremmo. Forse, boh. Ah, questo ce la flare. Ah, ce l'ha! Però se Ce fa l'ha! la flare si toglie. Maledetto. Toglie la Si toglie la sand. Sand, che non importa in realtà perché è comunque più lento, quindi. Vai, Ferrothorn, usa il nero Pulsar. Attenzione. Questa, no, che non ci killa. 4 HP abbiamo preso. No, il bello è che in Series 1 non si giocava manco con Fire Punch, si giocava per Overheat, con Overheat perché appunto non fa danni. No, Fire Blast si giocava. Senti, Xellone, Dimmi. ma switchare via Ferrothorn per intimidire Tyranitar? No. È che quel. Cioè, più che darle un meno 1 mi tengo il più 2. E per fare cosa? Per morire? Anche tu c'hai ragione. Perché, no, più che altro. Sì, no, Ok, no, no, ha prendiamo un po' di strasenso, ha danni qua. Perché strasenso, ha strasenso. sennò rimaniamo 2 contro 1 e non. Capito? Per Sì, quello. sì, sì, sì. Comunque Zoroark è lì dal primo turno, ancora non si è ritrasformato in Zoroark. È vero. No, la Dark la reggiamo sì, però è la fuoco che mi spaventa. Se fa la fuoco, e dovrebbe fare la fuoco perché siamo a più 2. Comunque, Ok, Ferrothorn abbiamo Dark ucciso Pulse, questo. ragazzi. No, new meta. Vedete, Ferrothorn. Ferrothorn è OP non solo perché fa body press, ma anche perché ha molte mosse di coverage, fra cui Dark Pulse, come potete vedere. Ecco, questa ne l'abbiamo presa. Io ora non so te, ma non farei Ora. terremoto, ma inizierei a fare Swordance. Poi. Lui non ci killa con niente, quindi Swordance qua sì. E Oddio, qua, boh, potremmo. fai. Cioè, Fai. allora, la stiamo vincendo.
Ma buttare ferro e torna a morire per Rinti, mi dire? Era l'altra opzione a cui stavo pensando, sì. Ci sta. E poi fare Swordstance. E poi dar pulsino o Snarl nel dubbio che abbia qualche mossa strana? Vai, fai Snarl. Cioè, metti che c'ha Ice Beam. Cioè, io non voglio... Cioè, ora, questo c'ha Fire Punch, però ormai... No, vabbè, dai. È ferro che fa... Spero non abbia... È una touch strana. Fa anche Snarl il nostro ferro, come puoi ben vedere. Sì, 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 abbiamo un ferro un po' particolare. Su quale dei due ferro? Quale ferro c'è? Esatto. La tirata su Zoroark. No, Zoroark. No. No, doveva sopravvivere. Vabbè. Però qua lui ha matematicamente perso la partita. Perché muore sia di... cioè, o ci ammazza Ferrothorn e non muore di Bodypress, e facciamo una Swordance, oppure ci ammazza Lando ma muore di Bodypress, quindi... Come ce lo ammazza Lando? Cioè, davvero deve avere Ice Punch e Fire Punch? Cioè... Sì, ma in ogni caso poi va giù di Bodypress se lo fa, quindi no, ha matematicamente perso la partita. Muore Chopple Berry. Chopple Berry, quella è l'unica roba che lo può salvare. Chopple Berry con Ice Punch. Esatto. No, Ice Punch nemmeno, non penso basti. Perché ha meno 2. Ice Beam deve avere. Danza spada. Sì, Ice Beam deve avere qua. È l'unica cosa che lo salva. Andiamo un po'. Crunch. Questa la si regge. E direi che il ferro qua non è Chopple. E quindi la vince e la chiude lui. Ai ai, che sudata. Ah, il team è bellissimo. Bene, dai. Cioè, il team è meraviglioso, ragazzi. Bene, bene. Mi invito a recuperarvi la live nel momento in cui ho messo il rental. Giocatevelo, perché è davvero, davvero, davvero bello. Ma si fa una fatica. Una fatica. Risate assicurate, però, come potete vedere, non mancano. No, no, è stato divertentissimo. Detto questo... Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio di essere stati qua, ringrazio il buon Dave, Dade, grazie. Dade, chiamatelo come volete. Grazie Xellone per l'ospitalità. Era finalmente l'ultimo dei membri del Team Acqua che dovevo portare in live, li ho portati tutti, quindi ricomincerà il giro praticamente, quindi prima o poi tornerai anche tu, prossima volta con la webcam. Come ok. Te, perché Pero, anche Pero. Va bene. No, non mettere la webcam che sono brutto. Io per altri motivi. Per altri motivi stasera. Mi sono fatto la barba e quindi non voglio la webcam. Faccio, ma vero? Ma chi se ne frega? Cioè, siamo tutti in quarantena. Io c'ho i capelli che ormai mi arrivano alle cosce. Fa, no, non mi far vedere. Sì, sì, sì. Ecco, io ho dei capelli in questo momento. Io che guarda, lasciamo perdere. Vabbè. Ti Detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento domani sullo stesso canale con la live di Francesco. Invece, noi con il Team Acqua ci rivedremo martedì prossimo. Sempre alle 22, sempre su questo canale, e quindi io vi auguro una buona notte, statevi bene, buona serata. Buonanotte a tutti, ciao, ciao. Ragazzi.